A Simone Inzaghi è andato l'ambito trofeo Maestrelli, 36esima edizione, che viene assegnato alla miglior allenatore. In questo caso il tecnico della Lazio è stato premiato per la stagione 2018-2019, un riconoscimento di alto livello visti i precedenti nomi iscritti nell'albo d'oro. Se parliamo di italiani si va da Donadoni a Ventura, Montella, Allegri, Capello, Ancelotti, mentre tanti anche gli allenatori internazionali come Mourinho, Benitez, Ferguson e Guardiola. Scena anche per Emanuele Troisi, premiato come miglior allenatore italiano del settore giovanile. Troisi attualmente è sulla panchina della Primavera del Bologna. È un riconoscimento importante, poi insomma noi della Lazio sappiamo cosa ha significato Tommaso Maestrelli per tutti quanti, insomma poi un premio dedicato a lui è motivo di grande orgoglio per me. Lazio, che è tornata al terzo posto in classifica, è stata trovata la continuità giusta, il ritmo giusto? Sì, diciamo che siamo in un ottimo momento, però dobbiamo continuare, il campionato è lungo e ogni domenica è sempre piena di insidie, quindi dovremmo essere bravi a farci trovare già pronti alla ripresa domenica. Ma c'è una squadra che si potrebbe inserire a sorpresa nella lotta Champions, di quelle che magari non sono preventivate al momento? Ma io penso che ci siano tante squadre attrezzate, adesso per fare un bilancio secondo me dopo 12 giornate è ancora un po' troppo prematuro, è normale che la classifica un pochettino si sta delineando, ma non siamo ancora un terzo del campionato, quindi senz'altro per stirare, per fare classifica adesso è troppo presto. È un motivo di grande soddisfazione, comunque in un periodo storico dove il nostro calcio sta facendo leva sui giovani è molto significativo. Qual è il suo modo di lavorare con i giovani? Beh, affrontando diverse categorie, partendo dagli allievi, per poi arrivare in primavera bisogna conoscere bene la tipologia di categoria, quindi tendenzialmente però ci vuole molta pazienza e aspettarli. Quest'anno quali sono gli obiettivi? Abbiamo conquistato la Primavera 1, sappiamo che è un campionato molto difficile, quindi l'obiettivo è sempre quello lì della crescita dei nostri ragazzi e cercare di supportare la prima squadra al meglio. Poi se riusciremo a portare anche dei risultati sportivi come è stato l'inizio del campionato, ben venga. Sono partito con l'obiettivo di fare il calciatore e ci sono riuscito. Non a grandi livelli, però ecco, qualche soddisfazione l'ho raggiunta. Dopodiché lavoro in corso, è arrivata questa vocazione, dico. E ad oggi ecco la mia passione. È difficile insegnare calcio, comunque avere a che fare con i giovani oggi nel calcio? Più che difficile, ci vuole molta, molta pazienza, aspettarli ecco, e seminare tanto prima di ottenere risultati. Ci sono però oggi dei giovani ragazzi italiani che potranno dire qualcosa? Assolutamente sì, il calcio italiano continua ad offrire secondo me dei grossi talenti. Ovviamente dobbiamo un attimino allinearci su quelle che sono le strutture e cercare di offrirgli il meglio per aiutare la loro crescita. Durante la serata che si è svolta nei locali del Grand Hotel La Pace a Montecatini sono stati consegnati anche dei premi speciali a Daniele Orsato, l'arbitro internazionale, Paolo Piani per il settore tecnico federale a Coverciano, Daniele Conti come responsabile dell'area tecnica del Cagliari e Milena Bertolini, il commissario tecnico della nazionale di calcio femminile. Fra questi anche Giuseppe Corrado e Luca D'Angelo, rispettivamente presidente e allenatore del Pisa. Due giornalisti nella lista dei riconoscimenti speciali, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere Sport Stadio, e Paola Ferrari, giornalista Rai Sport, conduttrice della Domenica Sportiva. Anche per la categoria arbitri quest'anno c'è un personaggio importante. Beh sì, a me quando mi interpellano mi dicono: ma come fa il Maestrelli ad avere sempre questi arbitri più importanti d'Europa? Vuol dire che il Maestrelli ha fatto bene, vengano tutti, quindi ormai è una tradizione. C'è un presidente Nicchi che sta seguendo le orme dei suoi ed è giusto riconoscere anche all'arbitro, che non è un ruolo molto facile, dargli il riconoscimento alla carriera. Che effetto fa ricevere questi riconoscimenti? Beh, è un premio importantissimo, per cui è un riconoscimento che fa onore, che mi rende orgoglioso. E visto, come diceva il signor Banti adesso, per noi è motivo di orgoglio. Se ogni anno c'è un arbitro che viene premiato, vuol dire che
così male non facciamo, quindi siamo molto orgogliosi e felici. Sì. Nonostante il lavoro, come ha detto Banti, non è dei più facili. No, è il più difficile. Io ho detto le più facili, dico sempre agli arbitri più giovani, dico sempre, non esiste un mestiere dove bisogna decidere in così pochi secondi come l'arbitro di calcio, per cui è un mestiere molto difficile. Però vedo che riusciamo a farlo comunque, sbagliando e facendo delle cose buone, riusciamo anche a fare i campionati e fare bene. Grazie. E poi l'ultime 5, Rizzoli, Ceccarini, Rocchi, Banti, no, e tanto mi chiamo Banti, voglio dire. No, c'è una mezza parentela. Io sono pisano, però lui è un grandissimo arbitro. Luca è un grandissimo arbitro. Sì. Cosa devo dirti? Sono emozionato? No. Lo ricevo per la seconda volta dopo 15 anni. L'avevo già vinto 15 anni fa. E mi fa piacere perché per ricordare Maestra è lì, è evidente, però devo dire che l'emozione purtroppo l'ho già perduta, non ho più quel calore, quel caldo che sentivo prima, le mani sudate non le ho più. E guardando il calcio di oggi ce l'ha ancora questa emozione? Niente, sono molto nostalgico da questo punto di vista, cioè perché ho vissuto degli anni meravigliosi, 80-90, per cui il calcio di oggi lo vivo come un lavoro, certamente con la passione naturalmente del lavoro, però è un calcio nel quale mi riconosco poco. Mi diverto di più con la nazionale. Una nazionale di tanti giovani? Non solo di tanti giovani, però con nazionali di coraggio, di gente, no? di scelte di Mancini. Mancini è uno che ha saputo sempre individuare la qualità nei giocatori e il potenziale, per cui il fatto che lui, non so, chiami Zaniolo che non gioca nella Roma, chiami Ken che non gioca nella Juve, chiami Florenzi che non gioca nella Roma ancora, significa che ha delle idee molto precise su quello che vuole fare e devo dire che per adesso paga. In questo modo può rinascere questa nostra nazionale? Ma è già rinata, poi è chiaro che non siamo la Francia, non siamo la Spagna, non abbiamo i grandi valori assoluti, non li abbiamo, però è una nazionale divertente, come ha detto lui, noi vogliamo essere la squadra che mette in difficoltà le grandi. È difficile raccontare il calcio oggi? È meno divertente, no, difficile, non lo so, è meno divertente, c'è molto appiattimento, c'è poco coraggio. E noi proviamo col Corriere dello Sport a avere più coraggio degli altri e a volte ci riusciamo. Sono molto felice di questo premio perché il trofeo Maestrelli per chi fa calcio credo che sia uno dei premi più prestigiosi e per me è veramente un onore, quindi ho fatto di tutto per esserci. Ovviamente si parlerà molto anche di calcio femminile. Pippo Inzaghi si era già interessato alla sua formazione, oggi qua viene premiato però Simone Inzaghi. C'è qualcuno dei suoi colleghi maschi che si sta interessando e che magari le fa domande più particolari sul calcio femminile? No, ma credo che adesso gli allenatori si interessano di calcio femminile perché il calcio femminile sta crescendo tanto. Credo che ieri alla partita Milan-Juventus c'erano degli ex giocatori, allenatori, insomma c'è un grande interesse, quindi vabbè, Pippo Inzaghi sicuramente, ma credo che anche Simone, so che anche Simone si interessa molto perché la Lazio ha la parte femminile, ma ormai credo che tutti si interessino di calcio femminile. Siamo quasi a dicembre, bilancio di questo particolare 2019 per voi? È un anno fantastico, questo è un anno incredibile per il calcio femminile perché il 2019 ha fatto riscoprire agli italiani e alle italiane il calcio femminile grazie al Mondiale. Il Mondiale è stata una vetrina importantissima per il movimento, ha fatto appassionare tutti, ci sono stati anche i risultati e questi sono importanti e adesso abbiamo ricominciato per le qualificazioni europee. Le ragazze stanno facendo bene, quindi insomma è un anno veramente bello. Prima della grande attenzione mediatica che sta riscuotendo il calcio femminile, qual è l'ulteriore step che si può fare da questo punto di vista e anche come si può migliorare ulteriormente anche dal punto di vista tecnico? Ma lo step successivo è chiaramente la visibilità deve continuare, l'interesse vostro dei media è fondamentale perché grazie ai media, al lavoro fatto dai media al Mondiale, insomma noi siamo a questo punto, però il salto di qualità lo fai quando cominci a aumentare i numeri. Siamo 25-26 mila, dobbiamo arrivare almeno a 80-100 mila ragazze che giocano a calcio per poterci confrontare alla pari con gli altri paesi. Riceve un riconoscimento speciale questa sera al trofeo Maestrelli, che effetto le fa? Bah, sono molto contenta quando mi arrivano queste belle coccole, no? Vuol dire che stiamo lavorando bene, sono venuta volentieri perché è un premio prestigioso che è stato dato a tanti tecnici e giornalisti importanti
Perché comunque, ripeto, è sempre un piacere, vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro, cerchiamo sempre di fare quello con impegno, con la passione per il mondo del calcio, per il gioco del calcio, che come dice il presidente Gravina è molto meglio di quanto a volte si dica. Non è facile imporsi come donna in questo mondo, c'è un segreto? Ma guardi, io le devo dire che un po' di anni sono stata la prima donna a condurre la Domenica Sportiva, il 90° minuto, conduco ancora adesso la Domenica Sportiva, e la mia formula era sempre, ed è ancora, sembra un po' banale, ma è studiare, prepararsi e impegnarsi sempre tanto. Noi poi avevamo delle regole quando eravamo più giovani, noi donne, ragazze, all'inizio, di essere sempre anche molto serie, rigorose nel vestirsi, nel comportarsi, negli atteggiamenti, no? Diciamo che la mia grande sfida è sempre stato portare avanti l'immagine di una donna emancipata in un mondo prettamente maschile. Devo dirle che ultimamente alcune figure che sono emerse non mi piacciono, perché ci portano indietro di tanti anni. Questo non vuol dire che una donna non deve essere affascinante, non deve essere femminile, ma bisogna restare, secondo me, dentro certi limiti. Se le parole hanno un significato, essendo speciale il premio, è qualcosa di importante che mi rende molto felice. È un premio intitolato ad un grande allenatore, quindi può essere anche di buon auspicio per i nuovi allenatori? Sì, sicuramente è stato un grandissimo allenatore, un grandissimo personaggio del calcio italiano, tra l'altro è anche nativo di Pisa, e perciò, ripeto, sono molto felice di ricevere questo premio, che ovviamente va condiviso con i calciatori, che poi alla fine sono i protagonisti, e con tutto il mio staff e con la società che mi ha sempre sorretto. A proposito della sua squadra, fino ad oggi che bilancio trai? Ma noi stiamo facendo un buon campionato, a mio avviso, e dobbiamo continuare su questa strada, perché il torneo ovviamente è ancora molto lungo, siamo una neopromossa, però abbiamo impattato bene il campionato e possiamo toglierci grandi soddisfazioni, a mio avviso. L'obiettivo qual è? Noi dobbiamo giocare tutte le partite al massimo, cioè per cercare di vincerle. Il primo obiettivo deve essere per forza di cose quello di consolidare la categoria. Credo che sia sempre personalmente una bella gratificazione, credo che vada premiato soprattutto il lavoro di tanti su Coverciano, che è stato rilanciato grazie alla federazione, sia dal punto di vista della struttura, dei nuovi campi, e sia soprattutto anche dal punto di vista della formazione, e quindi è sempre bello in questa cornice ricevere questo tipo di gratificazione. Cosa c'è in progetto per Coverciano a breve? La cosa più nuova su cui stiamo lavorando, è iniziata proprio oggi, è il corso per responsabili di settore giovanile, proprio nell'ottica dell'idea che ha lanciato il neopresidente Albertini di rilanciare il calcio attraverso la formazione di coloro che dovranno poi gestire i settori giovanili di tutte le squadre di Serie A, B e C. E credo che sia un corso particolare su un obiettivo importante come quello di rilanciare dal settore giovanile all'intero calcio italiano, come sta dimostrando dell'essere lo stesso Mancini. Nomi scelti dal comitato presieduto da Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, che insieme all'instancabile Enzo Banti e i suoi collaboratori hanno organizzato, come ogni anno, una manifestazione intitolata all'indimenticato Tommaso Maestrelli, tecnico pisano, vincitore del primo scudetto della Lazio, un uomo apprezzato non soltanto per le doti di allenatore, ma anche per le sue doti umane, quindi una grande persona e un grande allenatore. Credo che la scelta di quest'anno sia motivata dalla continuità che Simone Inzaghi ha saputo dare alla sua operata, alla sua attività. Comunque ha vinto un torneo prestigioso l'anno scorso, l'unico che ti lascia la Juventus vincere, che ormai accaparra tutto, e quindi è stato bravo a cogliere questa opportunità. Però ragazzo serio, preparato. È una scelta particolare anche quella del miglior allenatore del settore giovanile. Sì, anche se un po' sulla mia pelle, perché sono abbattuto il Genoa del mio l'anno scorso a Viareggio, quindi, però ragazzo ho avuto anche come calciatore, so quanto è serio, quanto ha cercato di migliorarsi, quanto dà ai suoi ragazzi, quindi penso meritato il premio. Penso che ormai il Maestrelli ha fatto la sua storia e ogni allenatore o dirigenti sportivi con riconoscimenti gli fa piacere di tirare questo premio, però non è facile avere tutti questi personaggi nella stessa serata.
È vero che c'è tanto lavoro dietro, però il Maestrali porta poi tanta fortuna anche a personaggi. Allora, Inzaghi Simone è il primo allenatore italiano che ha vinto il premio come se migliore allenatore del settore giovanile della Lazio, e poi ha preso quello delle prime squadre. E questo gliel'ho già detto prima, è il primo allenatore che ha vinto, ha conquistato due titoli, uno del settore giovanile e uno delle prime squadre. Sei già al lavoro per la prossima? Penso di sì, perché la prossima sarà europeo, quindi ci sono delle, insomma, c'è da lavorare con Perinetti, che è bravo, e quindi c'è ormai c'è la sintonia. Penso che aprile si verrà questo allenatore straniero, e poi chiaramente con tutti gli addetti ai lavori, i conoscimenti, come ogni anno si fa. Questa volta premiamo in casa, la potevamo fare a Roma questa premiazione, perché Simone in questo momento è l'emblema della Lazio, è l'emblema della tifoseria, dell'innovazione, dell'attaccamento alla maglia. Penso sia l'unico allenatore in Europa a essere tifoso della propria squadra. Quindi c'è un'emozione non soltanto da tifoso della Lazio, ma anche perché si premia un allenatore importante, un uomo di grande spessore. È un uomo eccezionale, perché comunque anche avere a che fare con un presidente come Lotito, impegnativo, non deve essere facile, e lui riesce a portare da tanti anni dei risultati. E poi è un uomo piacevole, sta sempre col sorriso. Sono tutti arrabbiati allenatori, quando vincono sono tutti felici, quando perdono sono tutti arrabbiati, lui anche quando perde è sempre felice, cioè almeno felice no, però c'ha un sorriso ed è cosa importante. E poi c'è anche riconoscimento per il settore giovanile, anche qua viene premiato un giovane allenatore importante. Sì, anche perché questi ragazzi fanno come allenatori una carriera difficile, non tutti riescono ad arrivare, e quindi già questo è un primo passo, essere riconosciuti in un torneo così importante, un premio così importante, è piacevole. E poi quasi tutti quelli che sono stati premiati del settore giovanile poi hanno iniziato una carriera come allenatore vero nei professionisti, quindi questo è un augurio. Questa serata c'è sempre un clima molto bello, sì. È un po' il trofeo Maestrali, è questo un po' l'identikit. Ma io ogni anno ripeto che è strano vedere tutta questa partecipazione. Babbo è morto più di 40 anni fa, questo è un mondo dove le persone vengono cancellate a distanza di un anno, due anni. Io da figlio sono contento che ci sia così tanto affetto e così tanta cordialità in queste manifestazioni. We'll be right back.
you joy.